Salve a tutti, con questo breve video mostreremo come si effettua l'accesso, il primo accesso alla piattaforma G Suite, Google Suite, che tra pochi giorni appunto si chiamerà Workspace. Allora, innanzitutto dobbiamo visualizzare l'icona con su scritto in sostanza Google Account. Scriviamo quindi nel motore di ricerca Google Account. Vedremo in alto a destra che uscirà questo pulsante con su scritto accedi. Se il nostro account non c'è, ovviamente perché si tratta di una prima volta, andremo a cliccare su utilizza un altro account. A questo punto inseriremo nome.cognome@isisamaldinelio.it. Nel nostro caso carlo.verdi@isisamaldinelio.it. La password temporanea che ci è stata proposta, ci è stata già assegnata, è cambiami. Significa che una volta fatto il primo accesso ci sarà detto di creare una nuova password, che sarà quella che sceglieremo ovviamente noi autonomamente, e la dovremo digitare due volte con minimo 8 caratteri. Ecco fatto, semplicissimo. A questo punto abbiamo ufficializzato il cambio della password. In alto a destra vedremo una nuova icona con uno sfondo colorato e la V, appunto in questo caso del nostro cognome Verdi. A fianco a questo dischetto troviamo 9 quadratini. I 9 quadratini grigi ovviamente ci consentono di entrare in tutti gli applicativi previsti da G Suite. A noi quello che interessa in modo particolare è sicuramente la casella di posta elettronica. La Gmail, cliccando su questa icona, entreremo appunto per la prima volta in questa casella. Se c'è qualche problema, andremo a cliccare su quest'altra icona che indica, dà la possibilità di ricaricare la pagina. Nessun problema, a questo punto saremo entrati nella casella di posta e potremo utilizzarla tranquillamente per visionare le mail ricevute e inviarne altre scrivendole. Ovviamente si consiglia sempre, una volta terminate le operazioni, di cliccare sulla icona, ecco, di G Suite e uscire dall'account. Questo per evitare delle interferenze, per evitare innanzitutto che qualcuno entri, sfruttando il fatto che noi abbiamo lasciato in sostanza aperto il nostro account, ma anche per evitare interferenze appunto tra questo ed altri account sullo stesso PC. Grazie per l'attenzione. Arrivederci.